E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Non ho neanche avuto il tempo di aprire i grafici, scusate. Oggi sono talmente bullish che ho veramente perso il controllo delle mie azioni. Non riesco, perdo la cognizione del tempo, devo fare docce fredde ogni 5 minuti. Niente, comunque, siamo qui sul pezzo, andatemi a far prendere Bitcoin e poi ci sono. Come sempre, siamo qui belli gasati, belli carichi per vedere un po' le novità di questo pazzo mondo delle cripto che in questi giorni direi che non ci sta facendo mancare i motivi appunto per essere belli gasati e belli sul pezzo. Allora, dovrebbe essere tutto a posto. Sì, l'audio c'è, il video c'è, bene, ci siamo tutto d'un pezzo. Prima di iniziare, faccio subito il solito preambolo dello stare molto molto attenti agli scammer. Parlo per chi mi guarderà su YouTube dopo in differita, state attenti perché purtroppo si stanno moltiplicando i bot che lasciano commenti scam sotto i miei video. Quindi, se vedete un commento che sembra scritto da me perché è scritto da un profilo che è un clone del mio con lo stesso logo e lo stesso nome, ma è scritto in un italiano che non ha senso, vi invito a contattarlo in privato, su WhatsApp, su Telegram, con un linguaggio pieno di simboli fatti apposta per evitare i filtri anti-spam. Vi prego, non ci cascate perché è una truffa, cioè se li contattate di sicuro cercano di truffarvi in qualche modo, di portarvi via dei soldi. Per essere sicuri che il commento sia mio, potete andare a verificare innanzitutto cliccando sul nome del canale che vi apre il mio canale, o banalmente vedendo che è evidenziato in grigio scuro, appunto significa che è il canale originale. Fate attenzione, non cascate in questi scam di bassissima lega. Purtroppo non c'è modo di liberarsene per ora, se non di cancellarli tutti a mano, veramente ci sto perdendo ore, quindi il massimo che posso fare è avvisarvi affinché non ci caschiate. Detto questo, noi partiamo subito con qualche notizia interessante che vi ho selezionato, poi ho fatto un compito a casa, MDEX, lo lascio per ultimo perché così faccio, ve lo spiego un attimino, visto che me l'avete segnalato voi. Poi, per quanto riguarda invece le notizie, ce n'è una dell'ultimissimo minuto che ho visto poco fa, che ve l'ho condivisa anche su Telegram. Vi ricordo che su Telegram trovate tutte le news dell'ultimo minuto, ve le condivido, analisi, qualsiasi cosa. La trovate lì, quindi seguitemi, è tutto gratuito, non vi costa assolutamente nulla. eBay, è stato intervistato il CEO di eBay dalla CNBC poco fa e ha detto tra le varie cose che si sta interessando alle cripto da implementare anche come metodo di pagamento sull'e-commerce. Caspita, questa sarebbe una notizia pazzesca. E inoltre, come se non bastasse, si vuole anche buttare nel mondo degli NFT. Non si sanno ancora bene tempistiche, modalità e cose, è solo una cosa che appunto ha rivelato come interesse dell'azienda all'intervista con la CNBC. Sicuramente vale la pena un po' seguire i loro movimenti perché ormai avete ben visto, oggi c'era anche il rumor secondo il quale Revolut a breve inizierà a permettere i prelievi di Bitcoin direttamente dalla loro app, quindi se adesso i Bitcoin che compri su Revolut sono un po' farlocchi perché sono di fatto sintetici, sono dei Bitcoin che rimangono lì, non li puoi muovere, non li puoi usare, li puoi solo comprare e vendere a fini speculativi. Se davvero si implementerà la possibilità di andarli a spostare, a prelevare, Revolut potrebbe diventare una sorta di wallet. È quello che voleva fare anche PayPal e secondo me, insomma, sta un po' nasando la competizione, quindi vuole un attimino anche Revolut ritagliarsi il suo spazio. E anche il fatto che ha iniziato a boicottare, tra virgolette, alcuni exchange, sapete che blocca molti bonifici a Binance, insomma, si è un po' messo di traverso verso gli exchange ultimamente, fa un po' capire che vuole cercare di ritagliarsi la sua fetta di mercato nella nicchia delle cripto, perché vuole un po' appunto magari puntare ai retail, immagino. Poi, allora, altra cosa che vi volevo dire riguarda invece FTX.
FTX, che ormai anche lui si sta muovendo, ragazzi, in una maniera pazzesca, ha assunto un ex dirigente dell'HSBC, sì, proprio lei, quella banca anticripto che ha detto voi non potete comprare MicroStrategy, non vogliamo che abbiate a che fare con le cripto ai suoi clienti. Questo ex dirigente dell'HSBC, che in particolare lavorava nel dipartimento commerciale, perché qui parla di sales executive, quindi era un direttore commerciale, in sostanza, è stato assunto da FTX allo scopo, attenzione, avevo letto le esatte parole, di creare un ponte tra la finanza tradizionale e i criptonativi. Cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza FTX vuole andare a costruire delle partnership con le istituzioni, con le banche, con non so chi, e a seconda, cioè a quanto detto dal buon vecchio Sam, sono già in contatto con più di 30 di queste istituzioni, incluse delle banche. Allora, questo è sicuramente un grosso passo avanti, adesso c'è da vedere poi come si concretizzerà, però io vedo che gli exchange, Binance un po' di tempo fa che aveva assunto un ex del tesoro americano per la compliance, per essere in regola e tutto quanto, FTX adesso si muove con le banche, insomma gli exchange stanno diventando sempre di più delle nuove banche, passatemi il termine, cioè degli hub, dei punti di riferimento regolamentati, che puntano ad essere regolamentati per fare poi da gateway da fiat a cripto, da cripto a fiat, per investire anche in prodotti derivati, in prodotti speculativi, negli stock token, insomma stanno veramente creando dei volumi di investimento su vari prodotti e li stanno anche un po' portando via, secondo me, ai broker tradizionali, alla finanza tradizionale, e questo io credo che sarà un trend, soprattutto se si creeranno sotto forma di token dei prodotti sintetici equivalenti agli asset reali. Cioè immaginatevi che fetta di mercato ci potrebbe essere nel momento in cui gli stock token diventano mainstream. FTX ne ha già tanti, Binance sta iniziando a offrirli e i regolatori tedeschi gli hanno iniziato a rompere un po' le scatole perché gli hanno detto devi fare così, 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 così. Sono sicuro che si metteranno in regola, lo faranno nella maniera corretta e caspita, pensate davvero a quanta liquidità può generare un mercato del genere e soprattutto in che direzione si può andare se questo mercato va in competizione con i mercati tradizionali, cioè 100.000 volte più vantaggioso, perché poi gli stessi stock token eventualmente si potranno usare come collaterale per le applicazioni DeFi, li si potrà mettere a rendita, cioè immaginatevi tutto questo rende completamente obsoleto il mondo finanziario tradizionale. Io credo che stiamo vivendo un po' questa fase. Poi, questo per quanto riguarda la notizia di FTX. Poi ecco, ero andato a vedere MDEX perché me l'avevate suggerito voi un po' di tempo fa. Sono andato a darci un'occhiata. In sostanza è un DEX che è molto interessante perché lavora da ponte tra due blockchain. La blockchain, la BSC, la Binance Smart Chain, e quella di Huobi, che è un altro exchange asiatico abbastanza grande, molto conosciuto, poco conosciuto in Occidente in realtà, però è, cioè insomma, è un exchange tra i principali al mondo che muove enormi volumi. Ha la sua blockchain che è molto simile alla BSC come concetto, ha un suo concetto di essere ecologica, però di fatto non cambia molto dal punto di vista operativo. Questo exchange è allettante perché di fatto offre una marea di possibilità di guadagno, di rendita, andando a dare liquidità, andando addirittura a fare trading sotto forma del loro token MDX, che è un token fortemente inflattivo, attenzione, quindi non viene tanta voglia di holdarlo per adesso, nonostante ci siano dei buyback, dei burn, degli halving, insomma secondo me c'è ancora da lavorarci su questo token, perché per il momento è fortemente inflattivo. Come funziona? Banalmente ci sono due metodi. Il primo, dare liquidità, che è possibile farlo sia sulla BSC che sulla Huobi Chain, non so come si chiama esattamente la blockchain di Huobi, mi pare che si chiami Huobi Chain o qualcosa del genere. E come vedete, allora facciamo che lo mettiamo in ordine per value locked.
Come vedete, ci sono dei pool, ad esempio Ethereum USDT, che dà il 24% di APY, che non è affatto male. Ovviamente MDX, che è il loro token, è quello che dà l'APY più alto per il momento, e VHT è il token invece della blockchain di Huobi. Poi cos'altro abbiamo di interessante di pool? Dunque, secondo me principalmente ci sono quelli tra stablecoin, quindi anche con HUSD, che è la stablecoin appunto pegata sulla blockchain di Huobi, di fatto c'è anche Bitcoin pegato sulla blockchain di Huobi, che è, no scusa, è Bitcoin Cash, no, come non detto, HBCH, c'era anche HBTC, eccolo qua, che al momento anche lui ha un APY di tutto rispetto. Allora, io non ho ancora studiato bene come funziona il PEG sulla blockchain di Huobi e come funziona la blockchain di Huobi, però vi volevo soltanto far vedere che esiste questo DEX e di fatto va a cubare parecchia liquidità, quindi non sembra essere uno scam. Qua si parla di 2,53 miliardi solo su BSC, perché ce n'è più o meno altrettanti anche sulla Huobi Chain. L'altra particolarità è che anche facendo trading si viene ricompensati con gli MDX, e quindi di fatto le fee si vanno ad annullare, cioè si fa trading su questo DEX a zero fee, è come se fosse a zero fee, cioè quello che si spende di gas e appunto di fee per lo scambio verso i liquidity provider viene poi rimborsato anche in eccesso con i token MDX da parte dell'exchange. Devo approfondirlo ancora per bene, però ho voluto quantomeno darci una guardata e presentarvelo perché mi sembra interessante, ecco, è sicuramente una possibilità. Poi, ultima cosa, e poi passo alle vostre domande, quindi mi raccomando, vi voglio sul pezzissimo. Celsius Network, qui passiamo alla CeFi, dalla DeFi alla CeFi, ha pompato ancora, io non so come fanno sinceramente, probabilmente hanno avuto un utile talmente alto grazie anche al pump del loro token Cell che hanno liquidità da vendere, da regalare, di fatto la stanno regalando perché hanno aumentato la ricompensa del referral a 40 dollari, anzi erano partiti da 20, poi sono diventati 30 e adesso sono 40, e inoltre adesso c'è una promo sempre per i nuovi utenti, con il promo code BTC40 si ottengono altri 40 dollari in Bitcoin. Come funziona? Banalmente uno si iscrive, è dedicata ai nuovi utenti, quindi chi è già iscritto purtroppo non funziona, utilizzando un referral link, ogni tanto vedete che gira il mio spammato per la chat, e già con quello, se si depositano 400 dollari in qualsiasi cripto e li si holda per un mese, si riceve un 40 dollari. Se inoltre, dopo essersi registrati col referral link, si va a inserire il promo code BTC40, raddoppia il bonus di fatto, cioè si tengono 400 dollari, non 800, a 400 per un mese, e si va a ottenere 80 dollari, che sono il 20% del deposito, così d'amblè. Non lo so, davvero, non riesco a capire come facciano ad avere così tanta liquidità in un periodo in cui i competitor tra l'altro stanno abbassando i tassi di interesse. Non lo so, Celsius è quello che sta spingendo di più. Allora, basta, ho terminato con le notizie, le pillole iniziali. Adesso teniamo il nostro grafico in bella vista di Bitcoin, che, attenzione, sta andando a litigare con la resistenza principale. Ragazzi, questa resistenza è sempre la più antipatica. E poi abbiamo per forza di cose da guardare Ethereum, che ragazzi è una gioia per gli occhi. Vedere Ethereum è una gioia dannata, perché vi ricordate che avevamo detto che questo era il suo target prossimo? Eccolo, lo abbiamo preso in pieno, papam, e adesso sembra anche che sia intenzionato subito a sfidarlo. Io vi dico la verità, vi anticipo già che mi aspetto un attimino di freno qui, cioè diciamocelo, se non frena qui io non lo so dove vuole arrivare sto Ethereum, ma se c'è un punto dove può frenare è quest'area qua, perché abbiamo una resistenza importante, abbiamo questo cluster qua, e quindi insomma adesso io mi aspetto un attimino di ritracciamento, quindi potrebbe essere una bella opportunità per andare a poi a cercare il setup long, che però di cui però parliamo durante il momento dedicato ai grafici. Adesso torno a Bitcoin e torno da voi. Eccoci qua. Partiamo subito. Adesso dovete anche fare i bravi oggi perché c'è il moderatore in live, quindi se spammate le domande, se fate del casino, se fate i troll, vi banna. Fate i bravi, fate i bravi. Allora,
Luca, sto giocando usando fondi provenienti da airdrop con Sora e Polkaswap, fornendo liquidità per i pool XORVAL e XORPSWAP. Secondo te potrebbe essere una buona idea in vista della possibilità che entri come parachain di Kusama Polkadot? Grazie. Guarda, devo studiarmela bene, Sora, perché non sei il primo ad avermela detta e quindi sai cosa mi tocca fare? Segnarmela come compito a casa per la prossima settimana. Sora, tac, eccolo qua, che non è quello di Kingdom Hearts, no, non c'entra niente. Allora, poi, ma l'esse lunga quando le abiliterà le cripto? Non lo so, secondo me non a breve, si può sempre pagare, dai, con la Binance Card o la crypto.com. Aspetto un ritracciamento di Cake e BNB da un mese, dove vedi una buona entry? E porco cane, lo aspettiamo un po' tutti. No, allora, scherzi a parte. Partiamo da BNB che ce l'ho qua, BNB Bitcoin. Guarda, di entry alcune ce ne sono in verità, però c'è da fare un attimino di attenzione, perché qui c'è la possibilità di una sorta di cuneo, guardalo. E dunque, occhio, perché l'estensione sta iniziando a diventare un attimino violentina. Comunque, tornando, consci di questo cuneo, teniamolo, magari di un altro colore, facciamo così, lo facciamo sottile e bianco, così non dà troppo nell'occhio e magari non se ne accorge BNB. Però, a parte gli scherzi, andando invece a esaminare i livelli di prezzo statici, che sono quelli che poi di fatto contano di più, noi abbiamo qua a 0.0112 un primo livello di supporto, però molto vicino e forse ancora un po' acerbo. Il principale, sai dov'è? È qua, guarda, 0.0103, perché ci sono tante candele che hanno chiuso qua, esattamente qua, e c'è sopra un pool di domanda. Quindi di fatto questo è il livello di prezzo più importante nel breve periodo, chiaramente. Ti dirò anche di più, se noi lo andiamo a perdere, quindi se iniziamo a chiudere qua sotto, si va a realizzare il cuneo, quindi il breakdown dal cuneo, lo scenario di possibile inversione, e quindi si può andare ad aspettare BNB più in basso, si può iniziare a valutare l'opportunità di ritracciamento, perché di fatto diventerebbe un inizio di perdita di struttura, perché questa è la prima, il primo cluster che è vicino al massimo, è vero. Poi abbiamo questo secondo cluster qua, e se noi andiamo a perdere entrambi questi cluster, beh, insomma, è un segnale abbastanza forte, ok? Quindi c'è, ricapitolando, un possibile setup long che sfrutta proprio quest'area, cioè in particolare qua sopra il pool di domanda entry numero 1, entry numero 2 questo range, e stop loss se andiamo a chiudere sotto, cioè perdendo questo range qua. Per un'operatività invece molto più aggressiva della serie sono in piena FOMO, voglio a tutti i costi aprire una posizione, c'è da seguire un po' quest'altro clusterino qua che si è formato recentemente, ma è più secondo me da intraday, proprio perché ci siamo vicini, quindi a un primo capriccio di Bitcoin magari potrebbe iniziare a dare degli scossoni e a valere poco, ecco, perché è veramente vicino. Per quanto riguarda Cake, che io adesso sai cosa faccio? Lo aggiungo qua, Cake Bitcoin, eccoti, poi mettiamo in ordine alfabetico, eccoci qua. Allora, Cake Bitcoin in realtà ha fatto la sua prima flessione proprio in questi giorni. Sul daily non c'è nessuno straccio di supporto. Sulle 4 ore, guarda, era proprio lì. Era proprio lì. Quando non c'è supporto sul daily e si è in FOMO, occorre andarlo a cercare sull'intraday. Vedi, c'era questo supporto che si è propagato e ha funzionato proprio qua un paio di giorni fa, mi pare. Al momento abbiamo fatto anche un higher low, quindi sembra che ci sia intenzione di ripartire, quindi questo potrebbe diventare un costruttino di bottom, potremmo andare a bucare anche il massimo storico e quant'altro, e quindi non ci sono tanti setup long, cioè ci sarebbe il setup long sull'intraday che sfrutta proprio da qua a qua fino al top, però non so quanto sia tua intenzione andarlo a seguire. Se andiamo invece a chiudere qua sotto, andiamo di nuovo a innescare la possibilità di ritracciamento e quindi possiamo fare un passettino indietro sul daily, no, forse no, perché sul daily andremo ad atterrare qua giù e non so se ci andremo a finire, fammi rivedere le 4 ore. Difficile da dire, perché qua ci sono un po' di irregolarità. Forse tra tutti i livelli quello più valido è questo, 60-25.
Però sai cos'è quel livello qui? È più da flash crash. Quindi questo potrebbe essere un entry da scossone, cioè c'è uno scossone, dumpiamo e riparte subito. Ci potrebbe essere un'area di ingresso qua dentro, ok? Con stop loss sottostante. E se andiamo a pescare, a prendere anche questo stop loss e a perdere quindi tutta questa struttura, allora ci sta forse andarlo ad aspettare sul daily proprio qua giù a 48,87. Questo mi piace di più come scenario e me lo salvo. Poi torno da voi. Allora, ciao Luca, volevo chiederti un portafoglio di investimento a lungo termine basato su Ethereum invece che su Bitcoin. Come lo vedi? Intendo proprio avere la percentuale più alta in Ethereum che invece che in Bitcoin. Grazie per tutto il lavoro che fai, sono molto contento di far parte di questa community. E io sono contento che tu ne faccia parte, guarda, è un piacere. E ti dico la verità, guarda, da super fan di Ethereum, io non avrei mai un portafoglio che ha più Ethereum che Bitcoin per un semplice motivo, la volatilità, cioè io non cerco un portafoglio così volatile. Ethereum è ancora più alto rischio e alto rendimento di Bitcoin e in quanto tale è più volatile, c'è più possibilità di andare a realizzare una perdita così come un guadagno. Io ragiono partendo da lì, cioè il mio portafoglio voglio che sia, so che fa ridere perché parliamo di cripto, ma il più stabile possibile. E quindi io voglio una fettona di Bitcoin sempre. La fetta Ethereum, per quanto mi riguarda, è fondamentale, cioè non si può non avere per quello che penso io. La sua dimensione dovrebbe andare a sposare un po' la nostra propensione al rischio e quanto siamo interessati a investire in Ethereum. Quindi io ti dico, la mia propensione al rischio è media, diciamola in questo modo, medio-bassa relativamente alle cripto. Investire in Ethereum assolutamente sì, e sono esposto all'incirca al 25% su Ethereum. E quindi questa per me è già un'alta esposizione, proprio perché poi è correlato a Bitcoin, aumenta la volatilità del portafoglio, c'è da pensare esattamente un po' a queste cose qua. Ecco, quindi sbilanciarsi troppo può fare gola, però attenzione che poi nei momenti di dump va a finire che il dump diventa molto più ignorante. Ciao Luke, buonasera, come stai? Benone, grazie. Ho provato a portare Ethereum su BSC per metterlo su Pancake Bunny in staking, ma nel wallet MetaMask non lo vedo, mentre negli exchange di Pancake e Bunny li vedo. Sapresti dirmi perché? Allora, guarda, MetaMask è buggatissimo per quanto riguarda i token su BSC. Una cosa che puoi fare è andare da MetaMask e fare elimina token in visualizzazione e poi riaggiungerlo, reimportarlo incollando proprio l'address dello smart contract che trovi qua su BSC Scan. Se tu vai sull'Explorer e metti ad esempio Ethereum. E dove sei? Dove sei? Dove sei? No, non c'è. Dove ce la possiamo fare? Ethereum? È così difficile? Ethereum? Binance Peg Ethereum Token, eccolo qua. Allora, beh, me l'ha preso. Ok? Ti va, scusa, ci vuole un po' di tempo. Qua vedi, c'è l'address contract. Te lo copi, lo incolli, fai aggiungi token in MetaMask, lo incolli dentro e lui te lo dovrebbe far vedere. Purtroppo, ripeto, MetaMask è un po' buggato con i token della Binance Smart Chain, cioè non BNB che è l'unico che funziona bene, ma ad esempio mi ricordo che su Discord qualcuno di voi diceva: ma io non riesco a vedere USDT, avevo trasferito USDT sulla BSC ma non lo vedo. C'è sempre da fare questo magheggio qui e dopo di solito si sblocca. Poi, dove siamo? Cosa ne pensi di CRO? Riusciresti a fare un'analisi? Vediamolo il nostro CRO che è un po' addormentato, è un po' lì che dormicchia, però in realtà, ops, sembra che dopo il dump che ha fatto, perché aveva fatto un bel dump fin qua giù, poi sembra che abbia recuperato perlomeno questo low, che era un low storico, secondo me su time frame settimanale. Eccolo qua. Vedete, abbiamo fatto una sorta di rimbalzo qua giù sul time frame settimanale. Quindi c'è un po' da vedere perché se ritorniamo anche da queste parti, sopra i 20 cent, per capirci, allora la pressione in domanda avrebbe annullato di fatto il dump. Rimanendo invece qua sotto, vedete che comunque quest'area l'abbiamo persa e quindi siamo in fase di ritracciamento. Quasi. Perché per confermarlo dobbiamo riperdere in maniera un po' più decisa
i 18 centesimi, questo supporto qui, il vecchio high, ok? Quindi al momento per me è in no trade zone. Se andiamo a riprendere qua diventa interessante da long, se andiamo a perdere qua giù invece potremmo andarlo ad aspettare più in basso, come ad esempio, dunque qua siamo sempre sul weekly, però secondo me quell'area che va da qua a qua, dove abbiamo, vedete, questo mini clusterino e la zona di questo range low, poi si potrebbe anche estendere a quest'altro cluster, comunque questa è un entry, è un possibile entry, e questo anche, 1 e 2. Più che entry sono due pool di domanda poi da tenere sotto controllo per vedere eventuali rimbalzi, perché lì poi scaliamo sul daily come al solito, andiamo a vedere se si formano dei bottom, dei possibili bottom, e si va poi ad operare esattamente da lì a piazzare un entry volendo lì. Torno da voi. Allora, dunque, ciao Luca, che ne pensi di Dodo e i porn NFT? Pure lì li hanno fatti, io non ci posso credere. Allora, Dodo non la conosco, ti dico la verità, perché non l'ho mai studiata, non lo so, dovrei dare un'occhiata anche a quello. Mentre i porn NFT... Boh, io guarda tutta sta cosa degli NFT, io non capisco se l'hype esiste ancora o non esiste, ma non riesco a capirli, sono sincero. Io riesco a capirli contestualizzati nel mondo del gaming, degli asset e di alcune cose di quel tipo lì, ma non riesco veramente a capirli nel mondo dell'arte, della digitalizzazione, di media. No, sono limitato io, non dico che fanno schifo, sono inutili. Ammetto il mio limite, quindi non mi esprimo, non giudico. Allora, che take profit ipotetico hai su FTT? Nessuno. No, ribilancio a parte gli scherzi. Io con FTT ho dedicato il 2% del mio portafoglio da tempo, avevo fatto un pack fino da tempo in memore, e io ribilancio mensilmente, il che vuol dire che se ogni volta che sale banalmente vado a fare dei piccoli take profit da reinvestire altrove, quando invece scende vado a portare liquidità all'interno di FTT. Classico ribilanciamento. Poi, hai visto Media Network nato sulla blockchain di Solana? Assolutamente sì. C'è Radium come investitore. Radium aveva fatto la vendita iniziale proprio su Radium. Tra l'altro, adesso ho visto che su FTX c'è una nuova ICO, IEO, che è, dov'era, vabbè, non mi ricordo più, però mi era arrivata la mail, cos'è che era? Non mi ricordo, vabbè. Era... non c'è qua il menu, no? Vedere se qua nello slider la fa vedere. Però mi era arrivata la mail mentre stavo tornando a casa prima, ho detto caspita adesso ci butto un occhio, ma poi era tardi. Comunque c'è una nuova IEO su FTX, e anche quello, se si riesce a partecipare, è praticamente un per 10 assicurato viste le ultime, e però è molto molto difficile, ci vogliono parecchi FTT. Poi, su Binance Futures basta spostare lo slider per alzare la leva e il size della posizione, oppure bisogna prendere collaterali in prestito obbligatoriamente? No, su Futures non basta spostare lo slider, perché lo slider della leva ti va a definire il size massimo della posizione, ma non ti va a cambiare il size della posizione. Per andare a cambiare il size della posizione, cioè aumentarlo, tu devi andare ad aprire una posizione più grande, banalmente, cioè tu devi avere una leva sufficiente che te lo faccia fare, e poi quando apri la posizione mettere una cifra più grande, tutto lì. E ovviamente appunto la leva deve permetterti di andare a esporti così tanto con un margine ridotto. Poi, ciao Luca, secondo te se deposito euro sul fiat wallet di un exchange estero devo dichiararlo sul quadro RW? Teoricamente sì. Facendo un esempio concreto, se deposito euro sul fiat wallet o nella sezione Visa Card di crypto.com con l'intento di spenderli o comunque di non convertirli in cripto, vanno dichiarati? Sì, perché è come averli su PayPal, ad esempio, andrebbero dichiarati anche lì, per capirci. Poi se uno lo fa o non lo fa è un altro discorso, ma teoricamente andrebbero dichiarati. Poi sfera di cristallo, sta bull run finisce a 300k e non prima? Allora, vediamo, interpelliamola. Sfera di cristallo, cosa dici? Quando finisce la bull run? La sfera di cristallo ha parlato. Non so se siete pronti. Allora, andiamo a vedere il grafico.
Allora, la sfera di cristallo dice che la bull run terminerà a $103,500. Segnatevi questa cifra, perché la sfera di cristallo ha parlato. Io me la segno. 103,500. Qua, più o meno. Adesso la vado a segnare meglio. Parola della sfera di cristallo. Testo, target, sfera di cristallo. Ce lo teniamo qua. Vediamo se ha ragione oppure se è l'ennesima cacata che spara. Poi, exchange maggiore di qualsiasi banca. Sì, ora come ora, guarda, è veramente, stiamo andando in quella direzione lì, cioè è più conveniente investire usando gli stock token che utilizzando dei broker tradizionali tra un po', se gli stock token sono collateralizzati, sono regolamentati, ovviamente, perché ci deve essere la fiducia. Una domanda: come faccio a spostare Bitcoin dal DeFi wallet di Crypto.com su MetaMask? Che accortezze devo usare? Allora, ma su MetaMask, no, attenzione, perché Bitcoin, cioè dipende se è WBTC che è sulla rete Ethereum, allora lo puoi spostare su MetaMask, però attenzione che Bitcoin, se no, non puoi spostarlo su MetaMask, perché MetaMask è su Ethereum, sulla blockchain Ethereum, quindi fai attenzione a quello che fai, ci puoi spostare WBTC, che è quello tokenizzato su Ethereum. C'è la FTX debit card in Italia? Non ancora, solo negli Stati Uniti. Allora, ciao Luca, questa notte stavo per cadere vittima di uno scammone gigante, diretta falsa su canale YouTube falso, con tanto di CZ al microfono che annunciava un giveaway. Per partecipare bisognava andare su un sito di Binance falso e inviare dei BNB per riceverne il doppio indietro. Guarda, purtroppo è un classicone, state attenti a tutti questi scam, perché c'è pieno, c'è pieno. Allora, voi fate così: quando vedete qualcosa che vi sembra troppo bello per essere vero, partite già scettici dicendo è uno scam, perché 9 su 10 è così. Quelle piattaforme che rendono l'1% al giorno, il 20% al mese, sono scam, ok? Stateci lontano, tutte quelle piattaforme che promettono rendita sicura, arbitraggio, cose strane, scam, 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 stateci lontano. Mentre per quanto riguarda le truffe online, attenzione al phishing, quindi alle mail tarocche che vi arrivano, che vi chiedono le chiavi private, vi chiedono il SID, sono tutti scam anche quelli. Ho visto che ad esempio ci sono dei fake aveva detto qualcuno che è sul gruppo di PancakeSwap, che magari fa domande perché vuole capire giustamente qualcosa, gli scrivono in privato degli account fake che si chiamano PancakeSwap Support e gli dicono ti seguo io con lo scopo di andargli a rubare le chiavi private. Quindi state attenti anche a questo, cioè ci sono scam di qualsiasi tipo, tenete il livello di guardia non alto, di più dovete tenerlo qua sopra, altissimo, non cadete vittima degli scam, ve ne prego, perché a me fa male al cuore sapere che la gente viene truffata. Vogliamo la domanda su Cardano? Per ora nessuno l'ha fatta, per ora nessuno l'ha fatta. Dunque, è sicura l'app di Celsius? Tu la usi? Io la uso, guarda, come sempre ricordo che la sicurezza non esiste, perché le CeFi hanno la loro componente di rischio. Tra l'altro adesso ve ne recensirò un'altra, se riesco già questa settimana vorrei, ci provo, perché mi piaceva l'idea di farvela vedere, perché ha delle particolarità che la rendono insomma un gradino superiore alle altre, altrimenti cioè tutte le CeFi che fanno prestiti hanno comunque il rischio intrinseco nel loro modello di business, e quindi insomma bisogna sempre fare attenzione, perché il rischio è basso, io le uso, lo sapete, sapete anche quali perché ve lo dico sempre, però il rischio esiste nonostante appunto sia basso. Allora, dove poter comprare gold con le cripto per accantonare dei take profit e holdare l'oro? C'è Pax Gold, che è un ottimo token, e se non erro c'è sia su Binance che su FTX, quindi lo trovi alla grande. Gold sembra aver rotto e invertito la tendenza, grazie e complimenti per le tue preziose perle. È vero, ci guardavo giusto, cioè rotto e invertito la tendenza ancora presto, però dava qualche segno positivo. Vedete che è arrivato, sta iniziando a con timidezza a recuperare possibilmente un blocco.
sapete il discorso dei blocchi, no? Quindi tac, 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 così, e sembra che abbia intenzione un po' di ritornare a rialzo. C'è da vedere adesso il prossimo low, è quello che farà un po' da decisore, cioè se facciamo un higher low e recuperiamo per bene questo blocco, allora sì, di fatto anche lato speculativo potrebbe essere interessante andare a posizionarsi long sull'oro, altrimenti io come sempre sapete che ho la componente in oro con il ribilanciamento e così via. Allora, Luke ha una grande posizione aperta su Band da $1, sono indeciso su cosa fare, potresti analizzare entrambi i grafici USDT e BTC, grazie mille. La risposta è sì, lo andiamo ad analizzare, però prima devo sgridarti un po', però attenzione perché quando apri una posizione devi avere ben in mente quando chiuderla, davvero una strategia devi averla, perché altrimenti ti ritrovi così che non sai bene cosa fare. Ti è andata bene che sei in profitto, presumo, se dici l'ho aperta da $1 credo che ora valga di più, però potresti trovarti in perdita e dire cosa faccio, vendo, tengo, spero che risalga. Attenzione, perché poi così ci si intrappola in delle perdite importanti. In ogni caso, allora partiamo da Band Bitcoin, dai che ce l'ho, no, dov'è, ce l'ho qua, eccola. Allora, Band Bitcoin è sempre lì, vi ricordate, ogni tanto la andiamo a vedere e non cambia mai, che è sempre costretta in questo range senza muoversi più di tanto, perché io la vorrei vedere rompere i 36.500 satoshi, cioè in maniera definitiva, non che ma è un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no. No, li voglio vedere rompere, bam, una testata che fuoriesce dai 36.500, chiude qua sopra e allora abbiamo un bottom locale e allora lì si può iniziare a valutare una posizione long. Contro Bitcoin per me è ancora laterale, quindi non mi fa venire voglia di longarla. Tu sei già dentro e quindi non saprei, cioè in realtà lato grafico in Bitcoin arriva da un trend ribassista, poi c'era un range e quindi in realtà non lo so, non è tanto da long a dire il vero, però non è neanche da short, cioè è neutrale, completamente neutrale, è un grafico sul quale non vorrei avere una posizione, a meno che non avessi voluto operare sul range, che in tal caso si va a cercare il palleggio range low, range high. Andiamo a vedere Band USDT. Band USDT da $1 direi che non te la cavi malaccio, dai, adesso tu stai dicendo non so quando fare take profit, ma schifo non fa in ogni caso. Allora no, scherzi a parte, contro il dollaro è ben messa perché, guarda, abbiamo un bel trend quasi parabolico ormai che segue molto Bitcoin, ok? Qua abbiamo una trend line di resistenza fatta in questo modo. Dipende dalla tua strategia, cioè se tu hai una strategia speculativa su questo grafico non c'è motivo per andarla a chiudere, però sta performando meglio Bitcoin, ok? Questo è un po' il quadro generale. Dal punto di vista di investimento invece le cose cambiano completamente, quindi non c'è più da guardare il target speculativo. Che dire, altrimenti c'è sempre la via di mezzo di chiudere una parte di posizione per dormire sonni tranquilli e non bruciarsi completamente tutto il potenziale profitto. Però sta di fatto che Bitcoin performa meglio, ora come ora, fin tanto che non rompiamo, come detto prima, quel livello là. Poi, dunque... Ciao Luchino, ti seguo da moltissimo, mi spiegheresti per piacere come calcolare il one year fees su liquidity che offre Radium? Non capisco come paragonarne la convenienza rispetto a un APR o APY di Cake. Allora, è come se fosse un APR, te lo faccio vedere subito, è come se fosse un APR ma stimato sul periodo attuale. Se su Radium si va su Pulse, vedete che si ti fa vedere tutti i pool e qua c'è one year fees fratto liquidity. Cosa vuol dire? È un calcolo molto semplice, vedi qua c'è la colonna fees in 24 ore che sono le fee pagate da chi ha fatto i trade nelle ultime 24 ore, ok? Dall'altra parte tu hai la liquidità, cioè quanta liquidità c'è all'interno del pool, se tu fai il rapporto fee fratto liquidità ottieni bene o male quanto viene pagato unitariamente per dollaro ai provider di liquidità. Se questa cifra tu la annualizzi, cioè la cifra sulle 24 ore la moltiplichi per 365, tu hai una stima annualizzata e questo è banalmente, ok? Chiaramente è una cosa ipervolatile perché si basa
Non so se si basa sulle ultime 24 ore o 7 giorni, però è una stima chiaramente sul passato recente, quindi soggetta a variazioni. Però quello è l'APR. Poi, dove siamo finiti? Puoi parlarci di VeChain? VeChain è uno spettacolo, possiamo andare a vedere il grafico. Allora, VetBTC, eccolo qua, che però non, vabbè, oddio, sta facendo una fase laterale, così, tac, con range low 340 e range high 380, tac, quindi, ops, volevo lasciarla, ci abbiamo un possibile entry che è proprio lui, con attenzione perché ha fatto un lower high, quindi potrebbe farci lo scherzetto di andare a perdere anche questa, questo supporto e andare a finire qua giù. 280-295, range di 4 ore è il supporto sottostante. Quindi si può andare ad aprire una posizione da qua a qua, innanzitutto con stop loss in caso di fuoriuscita. Se fuoriusciamo lo andiamo ad aspettare più giù tra 280 e 300 e questi sono i due setup più prossimi di VeChain. Lato fondamentale, tante belle cose perché sta facendo grossi risultati, insomma è una blockchain che sta crescendo, c'è tanto sviluppo su di essa. Poi vediamo un po'. Sul gruppo non ufficiale Telegram dicono che il codice BTC40 non funzioni, ma funzioni DeFi Rate. No, io l'ho provato in realtà, l'ho provato e funziona, cioè ho provato a inserirlo e dice che entro 10 giorni bisogna fare il deposito e ti viene accreditato il bonus di $40. A me ha detto così, poi si può provare, se non funziona al limite si può usare un altro promo code, non è unico, non è che se ne usi uno hai perso tutta l'opportunità. Poi. Ciao Luca, finalmente mi trovo live in una tua live. Benvenuto Lorenzo, un piacere. Scusa il gioco di parole, sono un forte sostenitore di Crow. Volevo chiederti, visto che non si smuove più di tanto, cosa ne pensi della situazione? Ho sentito che vogliono inserire l'exchange nell'app, ma non so se sia vero. Che ne pensi? Guarda, io ti consiglio di seguire il gruppo ufficiale di Telegram, di Crypto.com, che è attivissimo, italiano, c'è anche, tra l'altro trovi il link nei miei video su YouTube, per quando mi guarderai in differita, oppure sui miei video passati. E per quanto riguarda Crow, lo abbiamo visto prima, graficamente ha un attimino lì, però l'ecosistema Crypto.com è sicuramente in crescita, quindi fondamentali buoni, grafico è un attimino in freno e deve capire un po' cosa vuole fare da grande. Poi, allora, ops, è saltato tutto di nuovo. Ciao Luca, ti seguo da poco ma ormai è un appuntamento fisso, grande, questo è lo spirito giusto. Puoi fare analisi di BNB USDT e Cake USDT? Allora, Cake li abbiamo fatti in BTC. Andiamole a fare anche in USDT, così siamo tutti contenti. Partiamo da BNB, che vabbè, buonanotte BNB, ormai è partito per la tangente. Ha rotto anche quest'altro range e al momento ha formato, teoricamente, una zona di supporto qua. Intorno ai $600, insomma, dobbiamo magari prima chiudere qua sopra e in caso di chiusura qua sopra, insomma, come adesso la candela, se chiudiamo così o nei dintorni, sicuramente 600 e pool di domanda nell'intorno, quindi la zona delle shadow per capirci, è un buon entry con stop loss. Guarda, stop loss, tra l'altro, si può usare come riferimento questo piccolo cluster rosso e dire che se ci andiamo a chiudere sotto, tipo qua, allora usciamo dalla nostra posizione e chi si è visto, ok? Questo è un po' l'idea, proprio per dire che se andiamo a finire qua, direi che il breakout è quantomeno vanificato. Se rientriamo, se rientriamo nel range, cancello a mano questo scarabocchio, abbiamo di nuovo il nostro 460-480 come range low, che è un entry estremamente goloso in tal caso. Cake USDT invece, allora è ranging al momento perché non ha ancora confermato la fuoriuscita, ma anche se sembra che lo voglia fare, se lo fa ovviamente andiamo in price discovery e poi aspettiamo la flessione.
cioè il ritracciamento o la lateralità, mentre se l'offerta lo respinge, qua sotto, sotto i 38,5, dai 37 ai 38,5 abbiamo un pool di domanda che è un buon entry con stop loss nel caso di perdita definitiva del range. Quindi sono due setup abbastanza semplici. Poi, allora, ultimamente vedo molta FOMO intorno ai cloni di Cake, Panther, Brick, Taco e un po' mi spaventa. Sai che non ne conosco neanche uno, ma io personalmente li eviterei. Se sono solo dei cloni che fanno marketing di se stessi soltanto su Cake, sull'essere simili a Cake o migliori di Cake in qualche modo, io li escluderei, sinceramente. Abbiamo Cake e va più che bene. Cosa ne dici di un tutorial su Pancake Bunny e l'andamento di Solana? Che ne dici? Allora, Pancake Bunny, perché no? Ne avevamo fatto uno, ma rapidissimo e sbrigativo. Potremmo approfondire. Mentre Solana, vediamolo, il nostro Solana cosa ci combina. Ecco, di nuovo ha rimbalzato nel pool di domanda che avevamo evidenziato, vedete quest'area qua, 75.000 satoshi e dintorni, che in realtà è un cluster, non è un pool di domanda, candelina rossa tra un trend verde molto forte, rimbalzato, quindi ha confermato che c'è domanda, però qua ci siamo un attimino fermati e adesso dobbiamo capire un po' cosa fare, nel senso, facciamo un higher low, bene, perché di fatto poi andiamo a creare una possibile accumulazione che poi si rompe al rialzo, si può seguire. Se ritorniamo invece a gravitare da queste parti, c'è di nuovo il possibile entry esattamente qua con stop loss in caso di fuoriuscita. Quindi si presenta un bel setup. Bisogna fare attenzione perché se torniamo a gravitare lì c'è il rischio di triangolo ribassista, quindi lo stop loss che mettiamo qui è proprio nel caso di realizzazione del triangolo ribassista e in tal caso andiamo a precipitare, tra virgolette, andiamo a finire ad atterrare potenzialmente in questa zona e in questa zona. Questa è sulle 4 ore, guardate, tac, vedete, è un pool di domanda sulle 4 ore, mentre l'altra è sul daily, quindi è anche un attimino più forte. Quelli sono i livelli chiave, quindi fretta, non fretta, non fretta. Questi sono i setup possibili ordinati per rischio e potenziale, ovviamente, rendimento, perché andare ad aprire una posizione qui anticipa un falso triangolo ribassista, chiamiamolo un altro intervento della domanda, abbiamo un rischio rendimento ottimale, al contrario poi di aspettare ancora un po'. Allora, dove siamo finiti? Poi, qua è quasi ora dei grafici, quindi state sul pezzo. Allora, domanda probabilmente... No, Luke, passato un bel weekend innanzitutto e ti ringrazio, sì, fortunatamente sì, si respira un po' di libertà. Domanda probabilmente stupida, chiedo già scusa, guarda, non ti devi preoccupare perché non esistono domande stupide, tu chiedi, chi chiede non è stupido, partiamo da questo presupposto. È più stupido chi non chiede, fa le cose e magari sbaglia perché è convinto di aver sempre ragione. Come vanno trattati gli stake e hedging nel bilanciamento del portafoglio? E tu parli di domanda stupida? Questa è una domanda da pro, altro che. Me ne sono esplosi un paio e vorrei capire, ops, se vanno calcolati all'interno della parte liquidità del portafoglio. Mercurial sarà la nuova IEO su FTX, eccola. Allora, la risposta è questa. Io al momento non ho degli stake, quindi non lo faccio praticamente, però farei così. Nella fetta dedicata, che ne so, a Polkadot, supponi, ho il 10%, lo staking è come se fosse un'entrata continua. Quindi a fine mese tu hai quel 10% più o meno la variazione di prezzo più il rendimento dello stake. E quindi ribilanci e tiri via... Teoricamente dovresti tirar via dei DOT dallo stake e portarli altrove, perché di fatto se no ti aumenta la fetta di DOT. O altrimenti tu prevedi, cioè includi lo stake nell'investimento e quindi prevedi l'ampliamento progressivo della fetta di allocazione, però lì ti vai ad ampliare l'allocazione. Vedi tu, io per come sono fatto io, che voglio, cioè ho messo 10%, voglio il 10%, metto via la sfera di cristallo intanto perché... continuo a dire cifre a caso, voglio il 10% e quindi io farei l'unstake e andrei a ribilanciare come da programma.
E Mercurial me la studierò perché ho visto giusto mentre tornavo da palestra, ovviamente, se non ci avete fatto caso sono giusto appena tornato e quindi no, ne vale la pena secondo me perché gli IEO su FTX ultimamente sono una garanzia. Non so se sarà su Solana anche lei, scommetto, c'entra qualcosa. Se ho già un capitale che voglio investire nel lungo periodo, conviene sempre fare PAC o gli altri metodi esposti nel tuo video dedicato? Dipende, guarda, questo è un tema sempre attuale, perché se uno vuole investire sul lungo periodo e ha già la liquidità pronta, secondo me comunque è sbagliato fare un all-in. A meno che non ci siano, non lo so, delle condizioni strane, ma non riesco neanche a immaginare quali. Però io tendenzialmente pianificherei comunque degli ingressi frazionati sul lungo periodo. Magari nel frattempo si può utilizzare la liquidità per farla rendere su altre piattaforme, CeFi, DeFi, eccetera. Mentre per quanto riguarda l'investimento su Bitcoin, Ethereum e cripto dirette, si va a svincolare un po' di liquidità alla volta con uno dei metodi spiegati, il quale scegliere dipende un po' da quanta fretta, tra virgolette, si ha di giungere al target, perché la massima fretta ovviamente prevede gli ingressi frazionati e basta, altrimenti ci sono tutte le altre modalità con la pausa nei momenti di downtrend, la pausa nei momenti di uptrend, eccetera, eccetera, eccetera. Non vi sto a ripetere quanto già detto. Non ce n'è uno migliore degli altri, sono approcci diversi, finalizzati sempre a mediare il prezzo a ribasso e hanno dei tempi di arrivo a regime differenti, ma nel frattempo tu puoi mettere a frutto la tua liquidità in ogni caso. Allora, amici, è il momento tanto atteso dei grafici. Perché oggi ce n'è di cose da dire. Oggi attenzione che è calda, la situazione è molto molto calda e abbiamo il nostro Bitcoin che sta continuando a sul quale sta continuando a dominare la domanda. Guardate, abbiamo avuto il falso breakdown qua sotto. Ok? Abbiamo temuto il lower low per un attimo, però poi subito la domanda ha detto no, niente lower low, questa è una deviazione, un falso breakdown. Domanda, domanda, poi un attimino di stasi, perché qua c'era, vedete, il nostro supporto, la nostra resistenza 55.600, che ha ostacolato per poco il movimento, vedete abbiamo assorbito un attimino, abbiamo flesso, ma poi babam, altra domanda che si è andata a mangiare sia questo livello che questo livello, attenzione. E poi c'è stata un'altra pausa e un attimino di offerta. Adesso siamo nell'intorno, vedete che fa un po' da trattore, dei 57.100 che sono quest'altro livello. Immaginatevi come se fosse la parte alta della zona di resistenza. Questa era la zona di resistenza, questa era la sua parte alta, l'abbiamo rotta e adesso è come se la stessimo ritestando. Quindi l'esito di questo test è importantissimo perché se l'esito di questo test è positivo, il che vuol dire che andiamo diretti a sfidare quest'ultima resistenza, questa è cioè una delle ultime resistenze perché è molto forte, è un pool di offerta plurivalidato che se lo legniamo abbastanza duro lo rompiamo, ce lo mangiamo e imprimiamo una direzionalità rialzista notevole. Se al contrario, attenzione, questo pool di offerta vince, cioè adesso assorbe, supponiamo, oggi chiudiamo in rosso, quindi chiudiamo bearish, continuiamo a ribasso, riperdiamo questa zona, andiamo di nuovo ad attaccare i supporti e nella peggiore delle ipotesi li riperdiamo, attenzione perché qua potrebbe essere un altro attacco poi ai minimi, c'è da vedere come evolviamo. Però rimanendo sul presente, rimanendo nel breve, senza fantasticare troppo, adesso dobbiamo capire la reazione con i 59.000-60.000, questo pool qua. La reazione può essere di due tipi, ce lo mangiamo, super bullish, ostacola, non è bearish ovviamente perché il quadro è bullish in maniera clamorosa, però ostacola e quindi ci fermiamo un attimino lì e dobbiamo capire come al solito dove andiamo a trovare il low, perché noi andiamo qua, cozziamo, ci va a respingere, dove lo troviamo il low? In particolare abbiamo tre riferimenti in questo caso, il primo è questo, 58.000, no 56.000 e 6. Se lo troviamo comunque qua sopra, vabbè, è come se non fosse successo niente. Se lo troviamo in questa area, è comunque clamorosamente bullish. Immaginatevi una cosa così, insomma. Continuiamo comunque l'uptrend con degli higher low. Se lo troviamo qua sotto, cioè in questa ultima area, allora siamo ancora nel bullish.
A patto che poi la domanda segue e andiamo a fare un high che non sia più in basso. Ok? Ho fatto un po' di confusione. Allora, supponiamo, abbiamo detto, se lo troviamo ovunque in quest'area, siamo sempre super bullish e non c'è niente di cui preoccuparsi più di tanto. Se lo troviamo qua giù, vedete, tac, potremmo comunque fare un higher low rispetto a qua. Però se poi andiamo a trovare l'high, ad esempio qui, vedete, abbiamo fatto anche un lower high. Quindi questo diventerebbe una fase laterale che si dovrebbe risolvere, e in base a come si risolve poi ne esce uno scenario oppure un altro. Quindi avremmo dell'indecisione, dell'equilibrio, una continuazione insomma all'interno del range senza uno sbilanciamento. Andiamo sempre avanti in maniera abbastanza inerme. Probabilmente le altcoin ne gioverebbero ai massimali, perché come stanno andando avanti adesso a pompare, dall'indecisione, dalla stasi di Bitcoin, le altcoin in questo periodo storico giovano, e quindi questo porterebbe via un po' di interesse da Bitcoin verso magari Ethereum e verso altre altcoin più interessanti. Mentre al contrario, se ci andiamo a prendere questo livello e andiamo a rompere un po' questi 61, 63, 64, quest'area dei massimi, andiamo a finalmente rompere questo strabenedetto, questa mega accumulazione che diventa tale, andiamo a vedere anche i volumi giusto per avere una conferma ulteriore, diventa una gigantesca accumulazione, abbiamo una spinta rialzista che la sfera di cristallo potrebbe avere ragione. Insomma, avremo veramente alle spalle una spinta che potrebbe essere la rush finale prima poi della correzione, perché ragazzi, io davvero faccio il gufo della situazione, ma prima o poi dovrà pur correggere, cioè bisogna sempre fare attenzione e riflettere sulle candele mensili, cioè non lo so, vabbè. Adesso è bullish, quindi non ha senso farsi paranoie e fare tutti appunto i gufi della situazione, però attenzione all'iperestensione, cioè quando ci sono dei segni di cedimento, di ritracciamento un po' marcato, potrebbe durare, ecco, dopo un'estensione del genere. Però è un problema che ancora non ci tange, quindi allontaniamolo, teniamolo lontano dalla nostra mente. Per il momento il quadro è questo. Lateralità, se andiamo a perdere un po' di supporti, ve l'ho detto dove c'è da andare a pescare, cosa c'è da tenere d'occhio. Se la domanda fa l'ultimo colpo, quindi dà l'ultima conferma, manca giusto quella, perché un'altra leg up andrebbe a mangiarsi le ultime resistenze e alla fine torniamo a fare della price discovery e andare avanti a salire molto molto molto. E l'unica cosa a cui c'è da fare attenzione nell'eventualità sono i falsi break di nuovo, perché se si fa un altro falso break come è successo qua, c'è la possibilità di fare un altro rimbalzo in basso e così via. Quindi prima di fiondarsi dentro, una volta fatto il breakout, è meglio attendere un attimino e attendere che ci sia una chiusura confermata un po' di volte e aspettare la prima lateralità o la prima flessione anche lì, tanto non scappa il gatto, ecco. O altrimenti, se uno vuole prendere posizione prima, abbiamo visto quali sono i livelli da tenere sotto controllo per farlo. Mentre il nostro Ethereum, protagonista assoluto della giornata, ve l'ho detto, è andato a cozzare dritto dritto sul nostro primo target di take profit che avevamo valutato su time frame settimanale. Tra l'altro pazzesco che ha fatto il rimbalzino esattamente sul nostro pool anche qua, cioè ve l'ho detto, se c'è un grafico che si comporta in maniera da libro di testo è proprio Ethereum Bitcoin sul time frame giornaliero, cioè io non ho mai visto un grafico così regolare e facilmente tradabile per ora. Sul settimanale, ve l'ho detto, si va a trovare il livello di resistenza al quale ci troviamo adesso ad affrontare. Poi qua abbiamo la versione estesa che arriva fino al top di questo clusterino verde, che è 0,059. E io ve l'ho detto, ma aspetto che qua, cioè mi auguro che qua un attimino ritracciamo, lateralizziamo, perché altrimenti il prossimo... cos'è questa linea viola? Non lo so. La prossima resistenza, che di fatto è un clusterino piccolino pure lui, tatac, che
che potrebbe essere il successivo target 71-72. Stiamo a vedere, e ripeto, se adesso da qua flettiamo e andiamo a ritracciare un po', c'è un'opportunità, cioè si vanno a palesare nuove opportunità di long sul time frame giornaliero. Teniamolo bene d'occhio perché ne vale la pena. Poi la dominance, la nostra dominance, non vede bottom la dominance, perché comunque con Ethereum che si muove in questo modo, Bitcoin che sta fermo, già quello basta per andare a far dampare ulteriormente la dominance. 47%, siamo ai minimi da luglio 2018, pazzesco, questa è una piena alt season, l'alt season più forte degli ultimi due anni, questa è l'alt season più forte degli ultimi due anni, stiamo vedendo dei numeri veramente pazzeschi, il nostro Doge che anche lui partecipa all'alt season e a sto punto non mi stupirebbe più di tanto vederlo a un dollaro, nonostante questo io mi rifiuto di tradarlo, la regola è sempre raccattare qualche Doge quando vale poco, ma non lo so, io tradare una coin del genere ho sempre paura, e mi prendete in giro e fate bene, perché mi dite ah hype, te lo sei perso, pappapero, avete ragione, me lo sono perso, però non è da me. Ecco, l'ultima cosa che vi volevo dire era questa, Serum. Allora, Serum, sapete che fa anche lui burn, vi faccio vedere su Twitter, ci avevo già aperto lì ma fa lo stesso, parentesi, seguitemi su Twitter per farvi delle grassissime risate, ne vale assolutamente la pena, anzi ve lo condivido anche qua, tac, sparo qualche cavolata così un po' di leggerezza, ovviamente non trovate i contenuti che trovate su Telegram che sono più analitici, più news, così trovate dei contenuti un po' più leggeri e divertenti, questo è il mio Twitter per ora. Vi volevo far vedere su questo profilo che seguo riguardante Solana, che spiego un po' il mondo Solana, Solanians si chiama, guardate, c'è il burn ogni tot, ogni settimana se non erro, Serum fa il token burn in base alle fee ricevute, e questo token burn è il massimo, cioè il massimo storico assoluto, non, quant'è? 1 milione di dollari, 12,8 dollari è il prezzo di Serum, e equivale, il 24% secondo me è un errore, è il 2,4%, però è una notevole porzione della supply circolante. Adesso io mi voglio fare una bella studiata della tokenomics di Serum, anzi me lo segno anche, perché io un po' li holdo, perché li airdroppano mettendo in staking gli FTT, lo facevano soprattutto all'inizio, e quindi un po' li detengo, però ad essere sincero non li ho mai acquistati, però potrebbe essere un benchmark interessante, perché è un po' è il cuore di Solana dal punto di vista della DeFi, perché è un DEX, è un order book condiviso da tutte le varie applicazioni DeFi su Solana, e quindi Serum è la colonna portante della DeFi su Solana, diciamolo in questo modo, e quindi ve lo volevo soltanto condividere perché i burn fanno vedere come comunque ci sia un andamento esponenzialmente crescente, al di là di quanto è di percentuale, mica percentuale, dei volumi e delle fee pagate su Serum. Tutte le app su Solana usano Serum come sottostante, quindi ve l'ho detto, è una crescita organica. Basta, ho parlato troppo, divento noiosissimo, me ne rendo conto. Detto questo, io vi farei un Serum ha una max supply di 10 miliardi, e però qui dice circulating supply, attenzione, non max, circulating supply. Benissimo, io vi saluto, stavo guardando le ultime domande, però vi vedo che siamo a 1:05. Allora, dove siamo? Una domanda la volevo leggere. Sono innamorato di Matic, siccome so che hanno creato da poco Polymoon e dicono di aver preso spunto da SafeMoon, è SafeMoon una shitcoin? Oddio, non ho capito. Sicuramente sia SafeMoon che Polymoon sono due shitcoin. Le caratteristiche tipiche della shitcoin sono che non ha fondamentali, che si parla soltanto del suo prezzo e di altre cose insulse come il numero di holder. Su SafeMoon dicono abbiamo 1 milione di holder, ma cosa vuol dire? È una shitcoin lo stesso, cioè se la holdano 1 milione di persone vuol dire che avete ingabolato 1 milione di persone, cioè peggio per loro, mi spiace per loro. E poi di solito appunto c'è un marketing spropositatamente aggressivo rispetto agli sviluppi reali del prodotto, cioè si parla tanto e si fa poco.
e poi di solito i grafici parlano da sé perché abbiamo dei pump and dump senza senso. Allora, attenzione alle shitcoin, mi raccomando, non cadete vittima delle shitcoin, perché se no io mi triggero, quando sento nominare ste cose io mi faccio prendere poi dalla FOMO di dirvi di fermarvi. Basta, io vi faccio un carissimo saluto stavolta davvero e ci vediamo mercoledì sempre alle 19. Da adesso in poi siamo sempre alle 19, mi raccomando, perché chi manca è un holder di SafeMoon sul lungo termine, quindi lì sono dolori. Ciao a tutti!